città vecchia, precisamente dinanzi a Vico Porto. In più occasioni abbiamo sollecitato anche io dagli abitanti della zona, da un giovane cittadino, Michael, abbiamo fatto sì che i mezzi di Chima Ambiente AMIU, dopo nostri ripetuti interventi anche presso la direzione ambiente, presso gli assessorati competenti, intervenissero per svuotare, ecco, prego l'operatore di seguirmi, di svuotare tutta quest'area che era completamente piena di rifiuti di ogni genere, qualcosa di pazzesco. E l'area appunto di Vico Porto che è stata purtroppo oggetto di numerosi crolli negli anni e che, devo dire, una realtà invivibile, inimmaginabile, peraltro non si vede, non si riesce a vedere, non si riusciva a vedere quello che c'era all'interno, perché proprio per ragioni di sicurezza era stato interdetto l'accesso. Allora, ora, grazie alle mie sollecitazioni, c'è stato anche un impegno da parte parallelo insieme a me del consigliere Massimo Battista, che ora ovviamente non è in condizioni fisiche di essere presente, e quindi abbiamo fatto sì che questo intervento avvenisse. Ci fa piacere. Questo dimostra il fatto che io, Massimo Battista, siamo consiglieri che certamente denunciamo le malefatte politico-amministrative di questa amministrazione, ma noi interveniamo e cerchiamo di essere vicini ai cittadini, cerchiamo di risolvere i problemi dei cittadini. Ripeto, ora i mezzi, gli uomini di Chima Ambiente stanno asportando, togliendo il materiale di loro competenza, ma poi abbiamo chiesto anche che intervengano le altre ditte specializzate nel caso di presenza di amianto o di carcasse di animali o di quant'altro. Ecco, facciamo vedere, perché noi facciamo la politica dei fatti. Noi, se non ci fosse stato il nostro intervento, certamente questa situazione sarebbe rimasta così, perché l'amministrazione comunale se ne fregava altamente. E allora, quando si insiste, quando si tirano le orecchie fino a staccarle, in senso metaforico, i risultati si ottengono. Ce l'abbiamo fatta e, come dire, è stato un risultato. Devo anche dare atto, ringraziare la direzione ambiente, perché sollecitata e intervenuta ha messo in moto la macchina amministrativa, quindi devo dare atto. Bene, e allora, che dire, siamo qui. Come in questo caso, così per altri casi, io sono sempre per strada, tra la gente, sono un consigliere di strada e mi piace ascoltare il cittadino. Ed è molto bello poi vedere che il cittadino collabora. In questo caso devo ringraziare l'amico Michael, tante battaglie insieme, tante insistenze, e questi signori, guardateli un po', sono i risultati, la politica del fare, quel fare che un giorno vogliamo realmente porre in essere amministrando questa città, non con le chiacchiere, non con le favole. Se non ci fosse stato il nostro intervento, sarebbe rimasto tutto così. E mi domando a questo punto, il consigliere Mazzariello, l'assessore Mazzariello, dove stia. Se, ripeto, non ci fossero state le nostre pressioni, ancora sarebbe tutto così, ma noi facciamo i fatti. I video selfie e gli annunci di propaganda, signori cari, li lasciamo a Melucci, ai suoi assessori. La politica del fare è questa. Forza ragazzi, forza Taranto, forza Città Vecchia.